Mirko Calvani, capitano della Contrada di Borgo, un capitano vittorioso l'anno passato. La prima cosa, Mirko, non avrai Walter Puscetto necessariamente. Sì, purtroppo il nostro fantino è squalificato, ha preso una squalifica e ti do un'anteprima: il 9 di agosto ci sarà la presentazione del nuovo fantino, venerdì ci sarà la prova del cavallo, poi vedremo. Un'anteprima di date, ma non di nomi. Sai, il nome più che altro lo fa per i miei contradaioli, perché è bella la sorpresa, è bella aspettare. Questo fantino è già stato scelto da diversi mesi, con i miei vice capitani Luca Guidotti e Valerio Giglioni. Andiamo verso un palio difficile, perché era stato difficile l'anno scorso, però siamo pronti, dai, ci aspettiamo grandi cose. Appena chiesto al tuo difensore il percorso sotto l'aspetto più legale di regolamenti del magistrato delle contrade, a te più sotto l'aspetto tecnico. Parlo della pista, delle solo apparenti piccole modifiche, ma in realtà sia nella forma che nella sostanza, camminandoci e osservandola, non sono poco così poche. Io mi era chiesto il parere l'anno scorso a luglio e avevo detto che se si parlava a settembre giustamente si poteva cambiare la pista, perché alcuni sostenevano che era diventato un ippodromo. Io avevo dato il consenso a cambiare la pista, poi è stata cambiata e ho sempre detto che l'importante era nel rispetto e la tutela dei cavalli e dei fantini. La pista è stata cambiata, è stata fatta come era la vecchia pista. Non sono soddisfatto della mossa, perché secondo me è una mossa che è un po' rischiosa, però vediamo, dai, siamo fiduciosi. Il rettore ha dato la massima disponibilità, quindi andiamo avanti e vediamo cosa succede. Presenterai il tuo fantino nella classica tradizionale scena del fantino e soprattutto farai la prima prova. Come ti avvicini a questo momento e come si avvicina alla tua contrada? Sì, effettivamente dovevo provare il 9 prima della cena, poi ho dovuto anticipare la prova, quindi questo venerdì 5 agosto alle 6 e mezza, 7, e poi il 9 faremo la presentazione. Ma aspettiamo questo palio tranquilli, convinti che i contrarioli si aspettano sempre tanto. Però è stato un palio difficile l'anno scorso, abbiamo vinto, quindi sono tutti più sereni. Logicamente venderemo cara la pelle. Antonio Angelini, difensore della Contrada di Borgo, difensore vittorioso l'anno passato, un anno con tante novità, iniziare dal rettore e tutta la struttura del magistrato delle contrade. Beh, un'esperienza positiva direi, insomma, tutti ci aspettavamo che il rettore in qualche modo avesse poca esperienza per quanto riguarda il discorso palio e tutto il mondo del palio. Invece devo dire che si sta dimostrando un uomo che si impegna tantissimo, ha preso a cuore quello che è tutta la struttura del magistrato delle contrade, uno che comunica, uno che partecipa e che rende partecipi. Per cui devo dire che io sono per ora soddisfatto. Poi diciamo che da stasera è palio, per cui questi 18 giorni saranno importanti per misurare le persone, le capacità e anche la voglia di fare. Uno dei lavori importanti di quest'anno è stato sicuramente alcune modifiche apportate alla pista, una necessità un po' da tempo se ne parlava e un po' le contrade erano d'accordo, però anche come difensore raccontaci un po' questo cammino. Beh, un cammino che tutti abbiamo accettato, ma non tutti abbiamo condiviso, diciamo che ognuno ha le proprie opinioni. C'è chi ha proposto una pista di questo tipo per renderla una pista un pochino più impegnativa, che rassomigliasse un po' più alla vecchia pista, quella in cui si correva fino a qualche anno fa, prima che venisse rinnovato il campo del tappeto di gioco della Pianese. Naturalmente ci saranno delle necessità importanti nel preservare quello che è, chiamiamolo il manto erboso, e sicuramente ci sarà anche una ragione di spesa e quindi di risparmio economico nella realizzazione della pista. Devo dire che ad oggi io non so se in realtà c'è stato più o meno un vero risparmio. La pista è cambiata sostanzialmente, si è ridotta di qualche metro, diciamo lungo quelle che sono le rettilinee, le curve sono diventate un pochino più impegnative. Devo dire che a mio avviso si potrebbe e si doveva rivedere un po' la mossa, perché diciamo
diciamo che l'uscita di quattro cavalli insieme potrebbe essere anche un pochino pericolosa. Subito nella prima curva si potrebbe rischiare anche magari qualche piccolo incidente che a mio avviso andrebbe evitato il più possibile, per cui diciamo che noi abbiamo espresso il nostro parere, però comunque pur non condividendo alcune scelte abbiamo accettato. Senti, ultima domanda, non è la tua prima notte delle bandiere, l'emozione, ti ho visto sul palco, è sempre forte. Guarda, devo dire che fino a qualche secondo prima che il rettore ci chiamasse per il passaggio di consegna da parte del priore verso il capitano, ero sereno, tranquillissimo, ero sereno, lo sono stato comunque tutta la sera. Devo dire che nel giro di pochi secondi mi è salita una scarica d'adrenalina, penso che qualcuno che mi guardava ha visto il cambiamento in volto, io penso aver cambiato proprio colore, perché comunque è un'emozione che si rinnova ogni volta, un'emozione comunque che pensi che si spenga magari un po' il secondo anno, invece devo dire che aumenta sempre di più, ancora di più se pensi al primo anno che è stato l'anno scorso e poi a tutte le gesta del palio dell'anno scorso, per cui ti risale anche l'adrenalina dell'anno prima e della vittoria dell'anno prima.